Così, adesso vi presento gli ospiti. Buongiorno a Carmelo Abbate. Buongiorno Federica. È venuta a trovarci Flavia Cercato. Buongiorno. Buongiorno anche Elisa Vianello, psicologa, psicoterapeuta. Buongiorno. Andiamo a Roma per salutare Mario Dinolfi. Ciao Mario, ben trovato. Ciao, buongiorno. Buongiorno ad Alda Deusanio. Buongiorno. Ciao Alda, buongiorno. Il nido esisteva circa da 3-4 anni. La signora che parla ha lavorato però in questo asilo soltanto per un mese e mezzo durante quest'anno. Grazie. C'erano state anche delle denunce, a quanto pare, un anno fa, tra l'altro. No, infatti lo chiedo perché per capire, no? Da quanto tempo evidentemente andava avanti questa storia. Mario, ti vedevo sconcertato. Mi pare davvero incredibile che, posso dire, anche i genitori si facessero dettare queste regole. Io ho una figlia di 4 mesi, se mi capiterà di portarla al nido, mi sembra impensabile che mi venga detto non puoi accedere ai locali del nido, non puoi arrivare all'improvviso. Vedete, noi dobbiamo sempre la massima vigilanza nei confronti dei nostri figli. Questa è una cosa che dico anche per i figli grandi, adolescenti. Non esiste una dimensione di privacy che non possa essere invasa da un genitore preoccupato, cioè che si occupa prima dei problemi che possono accadere. Ed è ovviamente, quando si è costretti a portare i figli al nido per ragioni lavorative, per ragioni che hanno a che fare con la quotidianità, la prima cosa è verificare con estrema attenzione. Mi sembra che 4 anni di attività del genere, con denunce pregresse e con, a questo punto devo immaginare, decine di famiglie che si sono fatte dettare l'accesso via WhatsApp, sia un problema che riguarda anche noi come nostra dimensione di cura. Ecco. Noi dobbiamo pensare che la prima cosa è sempre il benessere dei nostri figli, e le regole non ce le detta evidentemente una istituzione, peraltro non è un'istituzione, è una dimensione privata dove assolutamente i genitori devono poter avere accesso e controllare quello che accade. Controllare in primis e poi anche da questa storia, Mario, osservare i bambini, perché dottoressa Vianello, i bambini hanno un linguaggio non verbale che è secondo me è un problema generale che va risolto, va affrontato, non può essere liquidato come un caso singolo, c'è un problema alla radice, questo intendo. Mario, è un problema anagrafico? Io credo che ci sia il problema dell'usura più che altro, perché è un lavoro veramente faticoso e usurante, abbia un suo senso. Della vostra intercettazione, la telefonata che avete trasmesso, si parla a un certo punto di empatia. La docente che viene poi arrestata rimprovera quella che la accusa di essere troppo empatica. Sì. Ora, l'idea che si possa essere maestri senza empatia è lì forse la radice di questa follia. Si diventa maestri per routine, cioè per una dimensione routinaria che ha a che fare col profitto. Questo è un asilo privato dove la dimensione è quella del profitto, e il profitto è sopra ogni cosa. 600 euro al mese pagavano. Non sono bambini, ma sono semplicemente oggetti di guadagno. Se tu trasformi il bambino in oggetto e perdi l'empatia, non puoi in alcun modo essere maestro. Inevitabilmente l'esito è una dimensione violenta, perché l'essere umano l'hai reificato, l'hai fatto diventare una cosa per il tuo guadagno. Questo secondo me è qualcosa che va veramente sottolineato con attenzione, e ripeto, l'unica vigilanza possibile è quella di chi empatia ce l'ha per forza, che sono i genitori. Esatto. Quando sono dentro questo meccanismo te. Allora, ritenere che il mestiere di insegnante sia un mestiere usurante è la prima volta che lo sento dire. No, è così. La maestra dell'elementare, l'insegnante non è usurante, è un lavoro creativo e di grande responsabilità. Lo chiediamo anche alla dottoressa Vianello. Al di là della responsabilità dei genitori, di cui ha chiaramente parlato Mario, ma anche quello che diceva Carmelo sul fatto che il controllo sugli insegnanti con i test psicoattitudinali, capire quando c'è una situazione di rischio, è fondamentale. È anche lì che bisogna insistere. Io mi trovo molto d'accordo con Mario Dinolfi. Bisogna davvero noi genitori vigilare sui nostri figli. Appunto. Perché i nostri bambini mandano dei segnali inequivocabili. Esatto. Quindi vigilare nelle strutture, vigilare, tenere gli occhi aperti. Grazie. Controllare i nostri Alda Deusanio e a Mario Dinolfi, grazie a
Carmelo Abate, Flavia Cercato, dottoressa Vianello, grazie. Io mi fermo qui, tra poco.